tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Cimitero in stato di abbandono, oggi abbiamo visitato quello dell'Ulivo e raccolto la lamentela di uno degli utenti. È una situazione incivile e indecorosa di una città come Fano. L'impresa di Mattias, che ha soli 23 anni, tra poco partirà per l'est in un viaggio lungo 4 mesi. Città più pulita e strade senza buche sono alcune delle richieste avanzate dai bambini riuniti oggi in consiglio comunale con gli adulti. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati dalla redazione di Occhio alla Notizia. Ogni giorno ci occupiamo e rispondiamo a richieste di intervento su varie segnalazioni che riguardano i cimiteri cittadini. Questa mattina abbiamo deciso di andare a vedere quello dell'Ulivo che si trova a Belgatto di Fano. Vediamo. Come ho scritto nell'email inviata al sindaco e all'assessore dei servizi cimiteriali, che nel cimitero di Cani ci sia più rispetto per le salme. Non sopporta di vedere i defunti lasciati abbandonati in un campo che versa in pessime condizioni. Per questo, signor Mauro denuncia lo stato di incuria e abbandono del cimitero dell'Ulivo di Fano, un problema che ha già segnalato all'amministrazione comunale e al dirigente dei servizi cimiteriali. Dove sono sepolte è una situazione incivile e indecorosa di una città come Fano, da quanto è trascurato, senza nessun camminamento, senza assolutamente un lumino, se uno lo vuol mettere, di luce. Questo è un problema che a lei la tocca particolarmente, perché lì si trova un suo caro. Sì, si trova mio padre, che è morto nel lontano 70, 1970, e quindi poi, quando dovevamo scegliere cosa fare, abbiamo detto vabbè, portiamolo all'Ulivo, ma non credevo che fosse in una scarpata, senza alcun camminamento, in mezzo alle erbacce, e non credo sia civile tenere i defunti in quella situazione, non solo per loro ma anche per chi va a trovarli. Inoltre, secondo Mauro, c'è un rimpallo di responsabilità tra gli uffici. Rientra certamente nelle mansioni, chiamiamole così, dell'assessore ai servizi cimiteriali e della giunta nel suo insieme, perché è la giunta che deve prendere poi le decisioni, cosa sistemare, quando sistemare, come farlo. E noi abbiamo contattato l'assessore ai servizi cimiteriali. Marina Bargnesi assicura che non appena vengono sbloccati i fondi con l'approvazione di bilancio verranno effettuate opere di manutenzione straordinaria nei cimiteri cittadini per quanto riguarda l'Ulivo. Inoltre si ipotizza uno spostamento delle salme indecomposte, perché per il tipo di terreno, spiega l'assessore, ogni qualvolta piove in modo abbondante vengono vanificati i lavori eseguiti. Verranno quindi trasferite probabilmente a Rosciano di Fano, oppure, in accordo con le famiglie, si potrebbe procedere alla cremazione. E adesso andiamo a Ronco San Baccio, sempre in provincia di Pesaro e Urbino, perché seguendo le abitudini dei giovani e ripercorrendo a ritroso le vie di approvvigionamento di alcune sostanze stupefacenti come hashish e marijuana, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Fano sono giunti in località Ronco San Baccio, dove in una casa isolata e circondata da animali da cortile hanno trovato un italiano, un 29enne, che, convinto di poterla far franca, vista la posizione strategica e dominante della sua abitazione, aveva avviato un fiorente commercio di sostanze stupefacenti. Osservato l'andirivieno di giovani giovanissimi, conosciuti quali assuntori di droga, i militari hanno deciso di fare irruzione, dunque in questa villetta, dove abilmente occultati sono stati trovati 30 ovuli contenenti hashish per un peso complessivo di circa 280 grammi, oltre un bilancino di precisione del materiale per il confezionamento e del denaro contante per 300 euro. Il confezionamento dell'hashish in ovuli da 10 grammi ciascuno era funzionale a velocizzare la trattativa e lo scambio del denaro con la droga. Il 29enne è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di
sostanze stupefacenti e condotto in carcere ed ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un uomo di 75 anni, Angelo Raschini di Tolentino, in provincia di Macerata, è morto la notte scorsa a Monte Calvo in Foglia in un incidente con il trattore. Il mezzo si è ribaltato lungo la strada e l'anziano è deceduto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco ed il 118. E adesso vi raccontiamo invece la storia di un'impresa, quella di un giovane fanese di 23 anni, si chiama Mattias, che dopo aver viaggiato in diverse parti del mondo ha deciso di rimettersi in cammino. Vediamo verso dove. Non si può negare che andare liberi, senza meta, da sempre ci rende euforici. Ha a che fare con l'idea della fuga. Dalla storia, dall'oppressione, dalla legge, dalla noia degli obblighi. Libertà assoluta. Quaderno e penna in mano, una macchina fotografica per immortalare l'avventura e tanto coraggio. Mattias Canapini, 23 anni di Fano, ha vissuto già molti anni all'estero ed è pronto per ripartire di nuovo. Dopo essere stato nei Balcani, nel Caucaso, in Siria, in Turchia e in altri paesi dell'est Europa, da lunedì 8 giugno ripartirà di nuovo. Questa sarà la volta di Spalato, della Russia, della Mongolia, della Cina e del Nepal. Ma diciamo che io ho pensato a questo progetto innanzitutto per raccontare l'umanità del mondo. Diciamo, l'umanità spesso vista di fretta, con gli occhi spesso da turista e senza integrarsi appieno in una cultura, in un ambiente o una realtà diciamo estranea alla nostra quotidianità. Quindi l'ho voluto chiamare proprio il volto dell'altro per raccontare questa umanità che si incontra lasciando casa. E mi aspetto diciamo di vedere diciamo quasi un mondo a rilento, proprio perché ho cercato di impuntare il progetto su questo aspetto, quindi un mondo a passo d'uomo visto anche col fascino della prima volta. A passo d'uomo proprio perché fino al suo ritorno, previsto per settembre, ottobre prossimi, Mattias utilizzerà solo mezzi pubblici per spostarsi da un luogo all'altro, come treni, pulmini e traghetti. Questo, ha precisato, mi permette di vedere e apprezzare il mondo con lentezza. Vedere la geografia cambiare lentamente, sentire gli odori, interagire anche con una cultura con maggior calma, ecco, un po' in direzione contraria rispetto alla società dove in qualche modo siamo sempre più di fretta. Ecco. A sostenere il viaggio e organizzare diversi punti di raccolta cibo è stata la Schnell, un gruppo industriale leader nel settore delle macchine automatiche e software per la lavorazione del ferro da cemento armato. Sì, mesi fa io ho lanciato appunto, come dicevo, questa raccolta fondi sul portale crowdfunding che permette appunto a sostenitori, amici, alunni, insegnanti ecco, di sostenermi con una cifra di 5, 10, 100 euro, come preferivano. Quindi qualcosa si è raccolto lì. Poi c'è stato questo fortuito incontro con la Schnell che oltre appunto a farmi da sponsor ha comunque organizzato degli incontri, dei contatti lungo la strada che comunque saranno presumo utilissimi proprio per capire appieno una realtà lontana e ripeto spesso vista con l'occhio da turista e non come quello da testimone. Ecco. Mattias inoltre ha scritto recentemente un libro intitolato Verso Est che racconta le esperienze vissute negli ultimi 4 anni, racchiude storie, testimonianze, incontri e atmosfere. Testi ripresi dal suo quaderno di viaggio e lasciati volontariamente immutati, ha detto, per non tradire lo stato d'animo provato in quei momenti. Questo appunto per far sapere che dietro numeri e percentuali insomma si nascondono sempre volti, storie e persone come noi. Ecco. Spero che insomma dal nuovo progetto nascerà un nuovo libro, ecco, oltre a mostre, conferenze, incontri per raccontare. E allora buon viaggio naturalmente. I bambini come gli adulti, indovinate un po' che cosa chiedono quando in un consiglio comunale congiunto gli si fa la domanda che cosa vorreste nella vostra città? Beh, hanno risposto tutti città più pulite e strade senza buche. Allora, abbiamo chiesto di avere una città più curata, più riconoscibile tra le altre. E magari come migliorare le zone periferiche. Ci sono state anche altre richieste? Sì, io ho chiesto il collegamento fra i quartieri con autobus, anche treni in periferia e interquartieri per macchine. E tu invece? Io invece molto simile a Gioele, però io ho chiesto anche molto più verde anche nei palazzi e non tra virgolette ingombrare la città con palazzi troppo alti.
Ed ora sperate che queste richieste finalmente possano essere prese sul serio? Sì, speriamo, perché come questo è un incontro, quindi come ha detto anche l'assessore Mascarin, questo deve essere una cosa che è fattibile, si può realizzare, non deve essere fatta così solo per far vedere che c'è amministrazione. Sono stati loro oggi protagonisti del Consiglio Comunale di Fano, i componenti del Consiglio delle Bambine e dei Bambini, assieme agli studenti rappresentanti alla consulta dell'Istituto Comprensivo Giovanni Padalino. Hanno relazionato sull'impegno dimostrato durante l'anno scolastico, affrontando tematiche per la settimana UNESCO di educazione allo sviluppo sostenibile, per la giornata del risparmio energetico, la Convenzione sui diritti dell'infanzia e sulle proposte per una città ideale. Durante l'anno quante volte vi siete riuniti? Un sacco, considerando che ogni lunedì e sempre subito dopo scuola fino alle 4, 4 e mezza eravamo là tutti riuniti, assessori, consiglieri, a discutere delle problematiche, delle soluzioni, dei consigli, ad aiutare le ACS, le associazioni cooperative scolastiche. I piccoli alunni hanno anche proposto all'amministrazione alcuni progetti per l'arredo urbano e avanzato, la richiesta di essere più presenti attraverso gli organi di stampa, ma non solo. Gli autobus, che spesso sono pieni di alunni che rimangono a volte anche a piedi, e anche le buche in tutta Fano, che sono soprattutto nella via tra il campo d'aviazione e il campo sportivo della Delfino, e in più le piste ciclabili, che sono poco frequenti in periferia. Sindaco, le loro richieste verranno prese in considerazione? Ci siamo presi l'impegno di esaminarle, di riportarle con un documento condiviso dall'intero Consiglio Comunale, spiegando quelle che sono realizzabili concretamente nei tempi e quelle che rimangono un intento e che nell'immediato non siamo in grado di realizzare, perché dobbiamo essere onesti con loro. Quindi, detto questo, veramente un grazie a tutti i ragazzi per il lavoro che hanno fatto, attento, concreto e puntuale. Continuate a portare avanti questo impegno civico, ha detto invece il presidente del Consiglio Comunale Minardi. La politica ha e avrà bisogno di voi. In futuro potreste essere in questa sala per decidere e risolvere i problemi della comunità. Siccome ho visto che ci sono dei ragazzi e delle ragazze molto bravi, l'appello che ho fatto loro: continuate questo impegno civico, perché sarete la classe dirigente del domani e avrete la possibilità di sedere in questi banchi del Consiglio Comunale e da pieno titolo fare le scelte per la città. È stato presentato questa mattina il progetto vincitore del concorso Il Piccolo Grande Alessandro. L'opera, realizzata dagli alunni della scuola Filippo Montesi, rimarrà esposta per le prossime settimane all'interno del Comune di Fano. Decine di oggetti riciclati, utilizzati con fantasia e creatività, compongono i passeggi dei nostri sogni, pieni di giochi, colori, completi di illuminazione e musica in sottofondo. Un progetto realizzato in 2 mesi dagli studenti della classe seconda B della scuola Filippo Montesi di Sant'Orso di Fano. Gli studenti che nel mese di marzo hanno vinto il concorso Da grande vorrei fare l'inventore, a cui hanno partecipato circa 2500 scolari. L'iniziativa, nata in memoria di un bimbo morto 6 anni fa per leucemia, è promossa dall'associazione Il Piccolo Grande Alessandro. Il plastico è stato inaugurato questa mattina in municipio dal sindaco Massimo Seri e dall'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin, dove rimarrà esposto almeno per le prossime settimane di fronte alla Sala della Concordia. Sì, è il nostro concorso ormai annuale, sono 6 anni che lo facciamo con le scuole elementari di Fano e i loro poli scolastici, dove il bambino è con materiale da riciclo, aiutato anche dai genitori e dagli insegnanti, deve costruire un'invenzione da lui progettata, ideata, funzionante. Quest'anno i temi che abbiamo dato sono stati il gioco e la città che vorrei. Diciamo che i bambini hanno subito aderito alla città che vorrei. Il primo classificato, che viene esposto in comune oggi, non so bene per quanto tempo, ma speriamo per il più tempo possibile, a disposizione di tutti coloro che lo vogliono venire a vedere, i passeggi dei nostri sogni. Hanno immaginato la zona dei passeggi come la vorrebbero loro e poi l'hanno realizzata in questo plastico, sperando che il comune riesca poi a concretizzarla sulla realtà.
Nutrire il pianeta di giustizia economica, il titolo della settimana di conferenze regionali del commercio ecosolidale che si svolgerà domani dalle 9.30 alle 13 alla Mediateca Montanari Memo. L'incontro sarà aperto dal Vescovo della Diocesi di Fano Trasarti e dal Sindaco Seri. Vedrà inoltre la presenza di produttori del Guatemala, dell'Uganda e del Togo. Per una settimana occhi puntati sul mondo agricolo grazie a due eventi che hanno riscosso grande successo e affluenza di pubblico. Stiamo parlando della festa della mietitura a Falcinetto di Fano. L'unione fa la forza. Il detto popolare non sbaglia e legare assieme due eventi che parlano lo stesso linguaggio è stata una mossa vincente. Obiettivo centrato quindi per la settimana agricola che è partita con Fano Geo al Codma di Rosciano ed è proseguita nella scorsa settimana con la 36esima festa della mietitura della storica cooperativa Falcinetto. Ci è piaciuto molto quest'anno unire quella che è la festa popolare della campagna, quella che facciamo al Codma con i prodotti e alcune aree tematiche, unirle a questa che guarda più ai lavori nella campagna, al trattore, mi sembra che faccia parte sempre del mondo agricolo e che quindi riesca a dare così questa immagine che è importante per noi, dare l'idea di questa settimana dell'agricoltura. Al Falcinetto Park i soci della cooperativa e amici si sono ritrovati per rivivere momenti storici del lavoro dei campi, quando non c'erano i super trattori moderni, veri e propri mostri di potenza con cabine insonorizzate, aria condizionata e stereo, ma i trattori invece cantavano sotto la sapiente guida dei contadini. E le tre Beatrici avevano bisogno del mitico Super Landini testa calda per far girare la puleggia. E anche se quest'anno tanti erano gli eventi collaterali messi in atto dalla cooperativa con le prove di aratura in campo e le dimostrazioni di cultura, il vero evento è la festa vera e propria. Stiamo già ragionando per il prossimo anno, nel senso che loro hanno tante idee, io ne ho qualcuna anche diverse tra di noi, però la cosa certa è che ci metteremo d'accordo, troveremo il meglio di queste cose per continuare questa settimana dedicata all'agricoltura e di mettersi dentro delle cose che interessino la gente, a cominciare dal primo giorno che comincia Fano Geo all'ultimo giorno che finisce la festa del mietitore. Bene, il nostro telegiornale finisce qui. Vi ricordo che le vostre segnalazioni sono per noi fondamentali, allora non esitate, scriveteci, inviateci fotografie e video al 338 4968250. Grazie per averci seguito. Arrivederci.